Aggiornamenti sulla riemersione. Un gran numero di lemuriani sta pianificando una riemersione finale sulla superficie, che avverrà non appena un numero sufficiente di voi sarà pronto e vorrà riceverci insieme con i nostri insegnamenti. Sarà una gioia e un onore riconnetterci con tutti voi faccia a faccia e trasmettervi quanto abbiamo imparato. Vi insegneremo come creare, esattamente là dove vi trovate, una vita magica e paradisiaca per voi e per i vostri cari. Vi invitiamo quindi ad aiutarci a condividere con tutti coloro che sono pronti spiritualmente a ricevere questo tipo di informazione la consapevolezza della nostra presenza sotto il Monte Shasta. Fate quello che potete per supportare il nostro riemergere sulla superficie e avete la mia promessa che non ve ne pentirete. Notiamo che molti di voi vorrebbero sapere date e luoghi del nostro riemergere. Alcuni si fanno davvero impazienti. Vi chiediamo di capire che il quando non dipende da noi. Noi siamo pronti. È la gente sulla superficie, la collettività, non ancora preparata a riceverci. Mostrarci prematuramente comporterebbe dunque frustrare lo scopo del nostro ritorno e determinerebbe un sicuro insuccesso. Cosa ci è richiesto per il vostro riemergere? Prima di tutto, noi stiamo monitorando e registrando il quoziente di amore e luce della popolazione sulla Terra. Testiamo il livello di compassione e il grado di apertura del cuore della collettività. In questo momento siete circa al 65%. Affinché si possa riemergere è richiesta una percentuale di circa il 90%. Questo è solo uno dei fattori che esaminiamo. Ce ne sono diversi altri che consideriamo davvero importanti. Molto dipenderà dal livello di coscienza e dal grado evolutivo della popolazione nel suo insieme, dalla sua più alta consapevolezza delle vibrazioni dell'amore e dalla volontà di vivere la vita come esseri divini. Vi siete imbarcati nella grande avventura dell'ascensione. Chi sarà in grado di rimanere sul pianeta nei prossimi anni sarà anche tra quelli che hanno scelto di abbracciare la loro natura divina e la coscienza cristica. Gli eventi che si verificano, sia a livello personale che planetario, diventano i vostri mentori per aiutarvi a procedere in tale direzione. Dopo milioni di anni di evoluzione su questo pianeta, la nostra Madre Terra ha scelto di progredire nel proprio cammino evolutivo, portando con sé quella parte di umanità pronta a compiere la stessa scelta. Per effetto di questa scelta, il Creatore ha concesso alla Terra un'immensa diffusione di luce e amore. Il vostro pianeta adesso è inondato dalle nuove energie come non lo è mai stato prima, e ogni giorno che passa stanno aumentando in intensità, velocità e frequenza. Dal 2012 o intorno a quegli anni, molti degli iniziati saranno passati alla realtà della quinta dimensione, in un mondo magico e paradisiaco. Tra non molto, il vostro pianeta si sarà trasformato abbastanza da diventare quasi irriconoscibile rispetto al vostro attuale modello di vita. L'intensità della luce sta aumentando quotidianamente. Questo vi aiuterà nella grande trasformazione necessaria al passaggio verso la più imponente e importante avventura di tutte le vostre incarnazioni messe insieme. L'aspetto più rilevante è che dovrete abbracciare la vostra divinità o lasciare il pianeta. È per questo che avrete più assistenza di quanto mai prima d'ora. È questo il significato del momento in arrivo. Ogni forma di vita sulla Terra tornerà presto all'originaria perfezione di cui era dotata all'inizio della creazione. Ci sono altri pianeti come la Terra dove la gente sta ancora provando la separazione da Dio e percorrendo la strada della violenza. Ci saranno molte nuove alternative per le anime che decidono di restare indietro. Cosa ha a che fare questo con il nostro riemergere? Cari fratelli e sorelle, stiamo aspettando con ansia di ricongiungerci a voi, così come voi con noi.
Non verremo sulla superficie finché la maggior parte della popolazione non avrà accolto pienamente l'amore, la compassione e l'inoffensività verso tutte le forme di vita e tutti i regni. Sarà necessario inoltre che una certa percentuale, non ancora determinata, della popolazione sia consapevole della nostra venuta e ci possa accogliere. Questi rappresentano i due principali fattori che determineranno il momento del nostro ritorno. Ma ci sono anche diverse altre considerazioni che entrano in gioco. A causa degli eventi che presto si verificheranno per tutti voi sulla superficie, speriamo che nel 2012, o forse poco dopo, si saranno avuti sufficienti cambiamenti in positivo nel cuore dell'umanità e sulla scena politica, cosicché potremo cominciare a salire tra voi in gran numero per aiutarvi, insieme a Madre Terra, a proseguire nel processo di ascensione. Quando sarete tentati di chiederci le date della nostra venuta, vi gireremo indietro la domanda, chiedendovi se avete già raggiunto i presupposti. Cari miei, quando è che voi e la collettività sarete pronti a riceverci? Dipende veramente da voi, dal fatto che lavoriate e prepariate voi stessi e gli altri, predisponendovi alla straordinaria esperienza di vederci sulla superficie. Domanda: avete un progetto per l'emersione? Sì, abbiamo un progetto, che però deve rimanere nascosto e sarà svelato solo con la massima discrezione e segretezza. Comunque, all'inizio, incontreremo in vari luoghi piccoli gruppi per rivelare loro direttamente gli insegnamenti e dare il nostro amore e le nostre energie. Questi piccoli gruppi cominceranno a trasmettere ciò che hanno appreso ad altri gruppi che siano maturi e intendano dar loro ascolto. Via via, più persone saranno pronte per l'incontro con noi. Si svilupperanno gradualmente dei gruppi più grandi e il cerchio di coloro con i quali ci metteremo in contatto sarà sempre più vasto. Con l'evolversi di questo meccanismo, un numero crescente di noi emergerà al fine di assistervi. Quando si saranno formati abbastanza gruppi in giro per il pianeta e i loro componenti si saranno accordati con noi, gradualmente permetteremo a un numero sempre maggiore di persone di incontrarci direttamente, fino al totale e finale riemergere. Mi potrebbe far piacere sapere che anche diversi lemuriani stanno già facendo uno straordinario lavoro nella vostra dimensione per preparare la strada. A nessuno di loro, però, è permesso farsi riconoscere dalla popolazione della superficie. Sono qui in incognito e così deve rimanere per i tempi a venire. A meno che la vostra vibrazione, allineamento e motivazione non risuoni con la coscienza della quinta dimensione, loro non vi contatteranno. Molti si aspettano che noi verremo nella vostra dimensione, ma non è così. La seconda ondata del nostro imminente riemergere non avverrà nella frequenza della terza dimensione. Nessun altro di noi, eccetto quelli che già vivono lì sulla superficie, sta pianificando di abbassare le sue vibrazioni al vostro livello. Sebbene saremo percepibili e tangibili, nessuno ancora sarà perfettamente in grado di vederci con gli occhi fisici o interagire con noi in maniera diretta. Dovete capire che possiamo essere considerati fisici, ma vibriamo a una frequenza che è molto più alta e veloce della vostra e che quindi è invisibile per il momento alla maggior parte di voi. Dunque, è vostro compito portare le vostre vibrazioni e la coscienza almeno a 2/3 della strada tra la quarta e la quinta dimensione per incontrare le nostre. Questo significa che per percepirci coscientemente dovrete elevare le frequenze fino quasi al livello della quinta dimensione. Quando un maggior numero di lemuriani si sarà mischiato con voi, ci saranno all'inizio alcuni in grado di percepirci e vederci in maniera tanto tangibile quanto vi potete vedere e percepire tra voi. Tuttavia, la maggior parte non ci riuscirà.
Ma via via, sempre più persone si eleveranno al livello vibrazionale richiesto e le fila di chi potrà vederci e interagire pienamente con noi si ingrosseranno. Se sceglierete di realizzare queste condizioni, noi allora avremo un compito e un impegno insieme. Stiamo aspettando, con i cuori completamente aperti a voi, che siate pronti. Vi mandiamo le nostre benedizioni e abbiamo caro ciascuno di voi nelle nostre anime. Io sono Adama.